Carlo Conti sarà il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per i prossimi 2 anni. La RAI ha annunciato ufficialmente la decisione presa all'unanimità dai vertici dell'azienda. L'amministratore delegato Roberto Sergio, il direttore generale Giampaolo Rossi e il direttore intrattenimento prime time Marcello Ciannamea. Conti ritorna al festival dopo 7 anni e guiderà le edizioni dal 2025 e del 2026. Per Conti non si tratta solo di un ritorno, ma di una nuova sfida con l'obiettivo di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze musicali come fece nelle edizioni di successo dal 2015 al 2017, quando lanciò artisti oggi protagonisti della scena musicale italiana. L'entusiasmo per la sua anonima è condiviso anche dalla FIMI. Enzo Mazza, CEO della FIMI, ha dichiarato: Carlo Conti è un professionista che ha aperto la strada anche a grandi successi di Amadeus e siamo felici del suo ritorno alla guida dell'evento. A partire da mercoledì 22 maggio, Carlo Conti è al lavoro per il suo nuovo Sanremo. Adesso c'è la cosa più importante, il regolamento, poi inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva, spiegato. Alla domanda su un'eventuale presenza di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, suoi amici da sempre, ha risposto che sicuramente non saranno con lui ogni sera, anzi al momento non è neppure certo che ci saranno. Penso di andare avanti con l'idea di alternare tutte le sere qualcosa di diverso. E poi facciamo troppe cose insieme, non li sopporto quasi più quei due, ha scherzato. Conti ha poi parlato con Paolo Sommaruga, inviato di Cannes e anche di Sanremo, erede di Vincenzo Mollica, dicendosi deciso ad affrontare l'impegno con serietà, certo, ma anche con divertimento e leggerezza.